Non si ferma la furia del ciclone Boris, che ha già provocato ingenti danni in Europa centrale, ma anche in Italia. Giovedì 1.500 persone sono state evacuate in Emilia-Romagna, dopo che piogge torrenziali e inondazioni hanno colpito la regione. I fiumi sono esondati nelle province di Ravenna, Bologna e Faenza e le autorità locali hanno invitato le persone a rimanere ai piani superiori delle loro case o a lasciarle del tutto. Almeno 800 residenti di Ravenna e quasi 200 di Bologna hanno trascorso la notte in rifugi, scuole e centri sportivi a causa dell'alluvione. Due persone sarebbero disperse a Bagnacavallo, nel Ravennate, dopo che l'acqua ha distrutto la loro abitazione. Giovedì le scuole sono state chiuse e i treni sono stati sospesi. La situazione dovrebbe tornare alla normalità venerdì, ma prosegue l'allerta meteo sulle zone colpite dall'alluvione del 2023. Danni e disagi anche in Repubblica Ceca. Il ministro dell'Interno Vít Rakušan ha dato giovedì la notizia di un'altra vittima nel nord-est del paese, portando a 5 il tragico bilancio. Nella regione nord-orientale i soldati si sono uniti ai vigili del fuoco e ad altri servizi di emergenza per contribuire alle operazioni di pulizia e recupero. Elicotteri hanno distribuito aiuti umanitari, mentre i soldati hanno costruito ponti temporanei al posto di quelli spazzati via dalle inondazioni. Giovedì la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si è recata a Breslavia, in Polonia, e ha annunciato aiuti fino a 10 miliardi di euro per i paesi colpiti dalle alluvioni dei giorni scorsi. I ministri della difesa italiano e francese hanno partecipato alla seconda giornata della conferenza sulla difesa aerea e missilistica europea che si svolge nella capitale italiana. Il dibattito su come proteggere meglio i cieli europei dalle minacce russe ha toccato gli aspetti militari, industriali e politici alla presenza di circa 200 leader del mondo militare e imprenditoriale. La guerra della Russia in Ucraina ha accelerato la necessità di rafforzare il sistema di difesa in tutto il continente, una questione che solleva interrogativi su come potenziare e rendere autosufficiente l'industria europea degli armamenti. Secondo il ministro della Difesa italiano Crosetto, è una corsa contro il tempo. Non siamo pronti a vivere la sfida dei tempi in cui ci è dato di vivere. Siamo lenti e non è un'accusa, come viene spesso viene detto alle aziende, è una constatazione. O abbiamo un'industria europea che abbia la capacità europea e non debba dipendere da nessuno, oppure non siamo in grado di garantire la difesa europea. Costruire un dialogo tra i principali attori è fondamentale ed è stato uno degli obiettivi della conferenza. Avviare una cooperazione tra stati europei, difese europee, industria europea, intanto eliminando tutte le barriere burocratiche che ci fanno perdere tempo. Je pense que cette réflexion stratégique a du bon. Elle oblige l'ensemble des acteurs à partager, à discuter. Elle permet aussi d'associer étroitement les équipes de l'Alliance Atlantique. Elle permet de nourrir aussi une intimité plus forte entre les industriels et nos soldats. È già stata annunciata l'edizione del prossimo anno, ma il dibattito è destinato a continuare in questi mesi all'interno delle istituzioni europee. Il rafforzamento della difesa e della sicurezza è infatti al centro dell'agenda della prossima Commissione europea, tanto che per la prima volta Bruxelles ha nominato un commissario alla difesa. Il Presidente della Regione ha istituito un'unità di crisi insieme ai dipartimenti della nostra regione per affrontare a fianco degli agricoltori siciliani quella che è un'emergenza, non soltanto più climatica, ma un'emergenza anche sociale. Abbiamo affrontato i temi caldi oggi, dal depauperamento delle risorse idriche alla possibilità di aiutare gli agricoltori con i foraggi, ma soprattutto alla intensificazione di quelle che devono essere le procedure affinché subito gli agricoltori e gli allevatori siciliani possano avere degli snellimenti burocratici e soprattutto degli aiuti concreti per sopperire a questa fase delicata. È chiaro che tante delle tematiche che si possono affrontare sono di competenza regionale, alcune altre saranno segnalate al Ministero dell'Agricoltura, al Ministro Lollobrigida, per fare gioco di squadra, ma soprattutto per affrontare quello che oggi è stato un segno di apertura da parte della von der Leyen, quindi della Comunità Europea, su alcune
politiche europee che fino ad oggi non hanno tenuto conto della diversità del nostro paese, ma soprattutto della diversità delle produzioni, soprattutto nelle aree meridionali dell'Italia. Sognato, sperato triplete. Ma un po' di fortuna, cosa dovrebbe mancare? Purtroppo abbiamo portato a casa la Supercoppa di Lega, credo meritandola. Abbiamo fatto le finali di Coppa Italia, abbiamo raggiunto un risultato a Messina strepitoso perché abbiamo portato oltre 70.000 persone nel villaggio commerciale organizzato dai nostri direttori marketing e commerciali. E abbiamo perso la finale, però poi siamo andati arrabbiati sempre sportivamente a San Benedetto, ci hanno applaudito tutti perché quest'anno eravamo la squadra più forte. Ma lo sport è sempre uguale in tutte le sue sfaccettature. Parliamo di calcio, parliamo di pallanuoto, parliamo di calcio a 5, parliamo di rugby. Il calcio, lo sport è tutto univoco. Bisogna avere organizzazione, bisogna avere struttura, bisogna avere programmi, bisogna avere risorse. Poi naturalmente il calcio è quello che in questo momento ha più visibilità perché è il gioco più amato al mondo, quindi, ma gli altri sport sono ugualmente belli. Noi diciamo facciamo una sfaccettatura diversa del calcio, perché giochiamo sempre al calcio ma giochiamo sulla sabbia, quindi portare un trofeo, uno scudetto a Catania col calcio non è mai facile. Grazie per essere presenti e benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Messicania Film Festival. Ringrazio voi per l'interesse che avete avuto e che avete per Mister Bianco. Faccio una piccola premessa, mi scuso della stessa data sul Carnevale, ma non è una volontà dettata da una necessità nostra. Purtroppo quello è stato bloccato con il finanziamento regionale, quindi è capitata parallelamente alla stessa data, ma non c'è la volontà di sottodimensionare né l'uno né l'altro evento. Lo dico perché ho apprezzamento per voi, so quanto lavoro c'è dietro. Al Messicania Film Festival in seconda edizione ci saranno tante sorprese, quindi direi a tutti di non mancare. Ci vediamo il giorno 21 settembre, sabato, alle 20. E le sorprese, appunto, come dicevo, sono tante, tantissimi ospiti, qualità ottima dei cortometraggi, e quindi non voglio spoilerare più di tanto e ci vediamo sabato. La seconda edizione partita qui e dice ci stiamo impegnando, è stato difficile ma così attuntulata, ragazzi. Allora, la seconda edizione del Messicania Film Festival quest'anno abbiamo arricchito un progetto che è nato l'anno scorso dal niente insieme al mio collega Marco Ferrara e ha riscosso notevole successo soprattutto grazie ai cortometraggi internazionali che hanno aderito al festival. Insomma, abbiamo un po' di contenuti interessanti, ospiti importanti. È una kermesse che vuole esaltare il cinema amatoriale, i non professionisti e dare comunque una vetrina, un palcoscenico a questi registi, attori e produttori, insomma, che a livello amatoriale riescono comunque a produrre dei contenuti molto interessanti. L'attenzione per entrambe le manifestazioni. Sentiamo una città, quindi Nicola, da città abbiamo contemporaneamente più cose, addirittura poi rilanciamo perché la domenica mattina c'è anche lo Sport City Day in piazza, quindi proprio per non farci mancare nulla e fare attività di brio, di qualità, ma di sana aggregazione e anche di grande opportunità. E su questo poi al prossimo 21 di settembre all'interno del Teatro Nelson Mandela di Mister Bianco noi abbiamo il piacere oggi di raccontare con questo progetto che è stato realizzato con grande impegno da Marco Ferrara, qualche volta poi da Angelo Papparato,